Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Avete presente quella sensazione in primavera quando fuori fa abbastanza caldo e si spalancano tutte le finestre, si fa entrare tutta l'aria fresca, il sole e tutto il nuovo dentro la casa? Ecco, oggi è una di quelle giornate e io in generale quando comincio a sentire aria di primavera ho voglia di quel tipo di sensazione in tutto, non solo nella casa, ma anche nel mio abbigliamento, nel mio stile e in tutto quello che faccio. Quindi mi viene voglia di cambiare completamente, stravolgere tutte le mie abitudini. In questo video, appunto, voglio condividere con voi le prime cose che ho ordinato, per fare questo cambiamento, perché questa primavera, più di tutte le altre, ho davvero voglia di cambiare, di fare le cose diversamente e soprattutto ho notato che il mio stile sta cambiando tantissimo, mi sto spostando più verso uno stile classico e femminile, ma comunque non troppo outdated, ma un classico un pochino più rivisitato. E a differenza di quello che pensavo in passato per quanto riguarda le cose che mi piacciono, sto cambiando davvero tantissimo idea e questo lo vedrete nelle cose che vi farò vedere tra pochissimo. E soprattutto devo dire che sto notando che sto trovando finalmente i colori e la palette che mi rappresenta di più e questa è una rivelazione davvero enorme per me perché sto rivalutando alcune cose che per anni ho considerato un po' non per me. Ma prima di farvi vedere le cose nuove, quindi i cambiamenti di stile che sto cercando di introdurre, vi voglio far vedere alcuni acquisti che invece riguardano le cose che non cambiano, quindi quelle cose che sono certa o quasi certa non riusciranno a cambiare mai per me. E il primo è ovviamente il mio profumo preferito e l'unico che utilizzo perché io ho un problema con i profumi, nel senso che faccio fatica a trovarne uno che non mi dia mal di testa o che riesca a sopportare addosso per tutta la giornata e che non mi faccia venire con la sensazione di soffocare. Questo lo sto usando da diversi anni, è il Flower Bomb di Viktor & Rolf ed è davvero il mio profumo preferito, non credo che lo cambierò mai. Infatti, in quelle pochissime occasioni in cui l'avevo finito e per giorni o settimane non l'ho potuto ricomprare perché eravamo in quarantena, mi è mancato davvero tanto e quando l'ho potuto ricomprare mi ha fatto di nuovo ritrovare me stessa ed è davvero la mia fragranza, è quella che non abbandonerò mai. Questo è in formato 100 ml più il flaconcino da borsa che ho acquistato nel viaggio a Livigno, quindi ho approfittato dei prezzi super stracciati che c'erano lì per fare scorta, anche perché ne ho ancora uno che non ho finito, però è piccolino e quindi finirà molto presto. Un'altra cosa che non è proprio una novità assoluta perché è un brand che già utilizzo da qualche mese, è The Ordinary, acido lattico al 10% più HA, che dovrebbe essere utilizzato per fare una sorta di peeling naturale. E in primavera io sento davvero di averne bisogno perché mi piace rinfrescare tutto, anche la pelle, sul corpo e sul viso. Dicevo, non è un nuovo brand per me perché ho già utilizzato il siero all'acido ialuronico e il siero ai peptidi, mentre questo però è nuovo perché non l'avevo mai utilizzato e voglio provarlo questa primavera e guardate che cosa carina. Cioè, questo è l'esempio di quando lo skincare è anche bello da vedere. Ve lo devo far vedere davvero da vicino perché è meraviglioso. Packaging davvero stupendo. Il secondo ordine non è un acquisto, ma una collaborazione con Ana Luisa, un giovane brand statunitense che produce gioielli. E ho scelto di collaborare con loro perché sono rimasta davvero colpita dal loro grande impegno per ridurre l'impatto che ha la produzione dei loro prodotti
sul mondo e sull'ambiente. Infatti sono un brand carbon neutral. Questo significa essere impegnati in progetti ad impatto positivo sul pianeta e quindi mirati a neutralizzare la quantità di CO2 generata dalle proprie attività. Quello che apprezzo oltre al loro impegno verso l'ambiente è il fatto che producono comunque in quantità limitate e quindi in questo modo riducono anche gli sprechi, ma soprattutto poi perché utilizzano materiali di qualità, oro, argento, diamanti e perle, possibilmente riciclati, e poi perché sono anche ipoallergenici, perché per me questa è una cosa importantissima, così come per tutte le persone che hanno un'allergia a nickel o altri metalli che di solito vengono utilizzati nella produzione di bigiotteria. Allora, facciamo un unpackaging come si deve, così vi faccio vedere più da vicino tutto quanto. E ci tengo a specificare che anche il packaging è realizzato con materiale 100% riciclato, e questo è un altro esempio di tutto il loro impegno per rispettare l'ambiente il più possibile. Vediamo subito che cosa ho preso io. Ho scelto 3 paia di orecchini e questo è il primo. Sono davvero delicati e molto eleganti e sono in argento placcati in oro 14 carati e decorati con zirconia cubica. Sono davvero molto molto belli e perfetti per lo stile che voglio adottare io. Infatti a me non piacciono gli orecchini troppo grandi. Il secondo paio è molto simile al precedente, infatti ha la stessa forma ed è realizzato in argento, sempre placcato in oro, solo che è decorato con perle Swarovski. E anche questi sono davvero degli orecchini molto molto speciali e molto carini, molto eleganti. Mi sono davvero innamorata di questi qui. Il terzo paio è un altro paio di orecchini molto molto eleganti e davvero carini per essere indossati con qualsiasi tipo di outfit, dall'ufficio all'uscita la sera. E sono sempre in argento placcato in oro 14 carati, decorati con perle. E questi sono degli orecchini che ho sempre desiderato, ma che ho sempre fatto fatica a trovare ad un prezzo accessibile, che però assicuri anche un'ottima qualità. Sono davvero felicissima di questi orecchini, infatti li voglio indossare subito e voglio anche indossarli tutti, ovviamente. Anche perché i buchi che ho nell'orecchio me lo permettono, e quindi vi farò vedere come si possono anche utilizzare tutti insieme. Gli orecchini con la perla li metterò credo tutti i giorni anche per andare in ufficio, perché sono molto molto bellini e delicati e elegantissimi. Ma per ora, visto che li voglio indossare tutti e tre insieme, li inserisco in questo secondo buco. Guardate che carino che è, bellissimo. Poi questi qui li metterò nel buco principale. E poi questi qua in zirconia li metto qua sopra. E così ho tutto il set perfetto per decorare l'intero orecchio. E non potete capire la mia gioia di avere questi orecchini tutti così coordinati. E soprattutto questo, per questo buco qui, perché faccio sempre fatica a trovarne, a trovare degli orecchini piccoli e carini per questo buco qui. E sono davvero felicissima, sono perfetti, davvero bellissimi. Metto anche quest'ultimo qui. Ed eccomi qua. Sono come i bambini quando ricevono una cosa nuova e che gli piace davvero tanto, e questi orecchini sono davvero bellissimi.
Ora per i dettagli più pratici, la spedizione è davvero velocissima perché in 3 giorni ho ricevuto il mio ordine che è stato spedito dagli Stati Uniti e quindi i tempi sono davvero ottimi. La spedizione è gratuita per ordini sopra i 90 euro e i dazi e le varie tasse sono già incluse. Per quanto riguarda invece i prezzi, sul loro sito troverete davvero tantissimi prodotti a partire da 39 dollari, che in euro sono circa 36, e sono prezzi davvero ottimi per la qualità che offrono. In più, sono riuscita ad avere un codice sconto anche per voi, per cui ve lo lascerò qui sotto nella descrizione, così che se siete alla ricerca di orecchini alla moda, ma allo stesso tempo eleganti e bellissime di qualità, andate a darci un'occhiata e se trovate qualcosa che vi piace potrete utilizzare il mio codice sconto che vi dà la possibilità di avere un 10% di sconto su tutto l'ordine. Ora, quello che vi dicevo prima, che sto andando verso uno stile che prima non valutavo tanto, è proprio l'oro, quindi i gioielli in oro, perché io da sempre ho avuto gioielli, orecchini, collanine in oro quando ero più piccola, però poi quando sono diventata un pochino più grande e le cose me le sceglievo da sola, ho sempre scelto gioielli in argento e ultimamente però sto realizzando che su di me stanno meglio i gioielli in oro perché sono dai toni un pochino più caldi e vanno meglio con la mia palette di colori e quindi questi orecchini rappresentano questo cambio di stile, quindi questa consapevolezza di essere più portata per i colori caldi e meno quelli freddi. Ora però passiamo all'ordine di Zara che ho ricevuto già qualche giorno fa e che non vedo letteralmente l'ora di aprire perché anche qui dentro ci sono delle cose che prima snobbavo e pensavo non fossero assolutamente nel mio stile e che invece mi stanno facendo un attimo cambiare idea e ora capirete perché. Allora, questa volta rispetto alla volta precedente, e quindi ora che non siamo in periodo di saldi, ho ricevuto l'ordine in pochissimi giorni, forse 2, perché l'ordine l'ho fatto martedì e già giovedì era disponibile in negozio però per il ritiro, perché a casa ci avrebbe messo più tempo e ho preferito farlo arrivare direttamente in negozio e sono andata a ritirarlo. Allora, non pensavo che sarei stata così entusiasta, ma mi sono innamorata di questo abito blu a quadratini e guardate che meraviglia! È davvero bellissimo, non vedo l'ora di provarlo, spero mi vada bene, spero di aver preso la taglia giusta. Ovviamente lì utilizzerò in modo un pochino più moderno e quindi li abbinerò a magari un paio di scarpe da ginnastica e accessori un pochino più moderni, però è davvero bellissimo, il tessuto è molto morbido, molto leggero, perfetto per la primavera. Questo completo è perfetto, esattamente come lo immaginavo. L'unico problema è che mi sono fidata dello strumento per trovare la misura giusta sul sito e mi ha indirizzato verso la 40, che per me di solito è un pochino grande da Zara e quindi non mi sta bene perché è troppo grande e devo andare a cambiare la taglia e prendere quella più piccola, quindi la 38, ma è bellissimo, mi piace un sacco questa parte qui del colletto, è davvero speciale. E sono certa che lo indosserò davvero tantissimo, per cui non vedo l'ora di andarlo a cambiare e prendere la taglia giusta per me, perché è davvero uno degli acquisti migliori che potessi fare. Ora, se mi vedete così, faccio un po' ridere, faccio ridere anche me stessa, però quando prenderò quello della taglia giusta ve lo farò vedere e capirete perché sono innamorata. Il secondo pezzo che ho scelto per questo haul e questo blazer che è una vita che cerco
Ed è da sempre che desidero un blazer nero oversized e molto molto strutturato e elegante. Lo devo provare però per capire se mi piace, perché a vederlo così sembra bellissimo, molto leggero, molto flowy e penso sarà perfetto per me. Adesso lo proviamo e lo scopriremo insieme. Questo blazer è esattamente quello che cercavo da anni ed è un blazer oversized ma perfetto per chi ha una struttura piccola come me e quindi un po' petite, perché la spalla è perfetta e non è troppo sacco, quindi non dà quell'effetto di indossare la giacca del nonno. Ok, il problema è che comunque ho le braccia un pochino corte ed è un po' lungo per me, però questo si risolve facilmente tirando un pochino sulla manica e fissandola con un elastico per i capelli. Detto questo, sono davvero contenta di questo acquisto perché è quello che cercavo ed è un blazer perfetto per la primavera. Si può indossare in quel periodo di passaggio tra non so cosa mi metto perché non fa ancora caldo, ma non fa neanche troppo freddo, quindi questo è uno strato in più che ti dà il calore giusto per quelle giornate. Un'altra cosa che ho preso per la primavera è ovviamente una camicia bianca, perché io appena arrivano le temperature un pochino più alte vado di top e camicie bianche. Infatti tutto nel mio armadio è di questo colore qua, quindi bianco. Ma siccome è un po' che non faccio acquisti per la primavera, perché l'anno scorso non ho comprato quasi nulla, ovviamente essendo in lockdown, non avevo bisogno di comprare altri vestiti e mi sono fatta bastare quelli che avevo già, per cui per questa primavera avevo proprio la necessità di comprare una nuova camicia e sono sincera, mi devo sbarazzare di un po' di camicie che ho nell'armadio perché non sono più utilizzabili o non mi piacciono più, e questa è perfetta perché è lo stile che piace a me, leggermente oversized. Chi mi conosce nella vita reale sa che ho un'ossessione per i top bianchi, che siano maglioni, magliettine o camicie. Infatti nel mio armadio, come vi ho già fatto vedere in più occasioni, ci sono diverse cose e camicie bianche. Questa è davvero perfetta per la primavera perché le maniche sono fatte proprio per essere portate su, come piace a me, ed è un pochino oversize. Ovviamente con questi pantaloni non va bene, però poi quando la indosserò nel prossimo video per farvi vedere gli outfit, quindi non perdetevelo, capirete il perché anche di questa camicia qua. Però state certi che una camicia bianca nell'armadio non guasta mai, soprattutto se è oversized. E non so se ci avete già fatto caso, però anche su Instagram i trend sono questi. Il cotone devo dire che è davvero leggero e è davvero perfetto per la stagione calda. Un altro top che ho preso perché si sta avvicinando il caldo. Io appena le temperature salgono sopra i 10 gradi penso all'estate e quindi a quanto soffrirò quando farà caldo, per cui comincio già a comprare cosine per quelle temperature alte. E ho preso appunto questo top 100% lino di questo colore molto molto bello e perfetto per l'estate. È un beige tipo avena ed è molto molto neutro e perfetto da abbinare con diversi colori ed è veramente bellissimo. Un altro acquisto molto non da me, anche se sono sincera ne ho diversi di queste tipologie di cose. Ho acquistato questo paio di pantaloni larghi, molto molto morbidi e leggeri, perfetti per la stagione calda, ottimi da mettere in ufficio o anche per andare a fare una passeggiata, prendere un aperitivo in una terrazza all'aperto, che non vedo l'ora che si possa fare perché
Davvero, queste cose lo so, ci mancano a tutti quanti. Questi sono perfetti perché sono in lyocell ed è un tessuto davvero leggero che non ti fa soffocare durante la stagione calda e c'è anche un po' di poliestere dentro e quindi sono perfetti per quando le temperature salgono. Un altro acquisto che è stato palesemente truccato dallo strumento di misura di Zara sono questi pantaloni qua che sono davvero meravigliosi, ma troppo grandi. Io non so come fanno a dire che questa è una S. Io normalmente sono una S o in alcuni casi una XS, però questi sono decisamente troppo troppo grandi. Sono bellissimi però e andrò in negozio a vedere se c'è la taglia più piccola e li proverò perché sarebbe davvero un peccato non trovarli della taglia più piccola, anche perché non avendo la possibilità di indossarli con una cintura. Poi, se sono troppo grandi, non si riesce a tenerli su e quindi l'effetto non è proprio bello. Ma sono davvero bellissimi e morbidissimi. Ovviamente, se poi trovo la taglia giusta per me, dovrò comunque accorciarli un pochino perché sono un po' troppo lunghi. Ma vi aggiorno nel prossimo video se trovo quelli della taglia giusta per me. Visti così, non sono proprio flattering, quindi lasciamo perdere. L'ultimo pezzo di questa haul sono questi pantaloni e sono un paio di jeans bianchi che desideravo da più di un anno e che ho finalmente acquistato. Spero mi vadano bene perché sono bellissimi e sono cropped, per cui sono esattamente lo stile che volevo per questa estate. Lo so, mi direte che non è ancora arrivata la primavera, ma per me è già caldo e quindi io penso già a come mi vestirò quando ci saranno 30 gradi, perché dai 10 ai 30 è solo un attimo. Vi faccio vedere questi ultimi due pezzi abbinati perché insieme creano l'outfit estivo perfetto. Sono davvero bellissimi insieme. Ho preso la 34 per i pantaloni e la S per la camicia. Sinceramente non so se magari la XS potrebbe andare un pochino meglio perché mi piace come sta anche questa, che è leggermente oversized, un pochino più lunga perché così la posso mettere anche in ufficio. E questa outfit mi dà assolutamente le vibe perfette per l'estate. Questi pantaloni sono tra l'altro perfetti perché sono della lunghezza giusta e quindi sono davvero contentissima. Questo outfit è davvero perfetto. Poi la camicetta è davvero morbidissima, ha le manichette a sbuffo e il colore è perfetto e può essere abbinato davvero con tantissime cose, anche con il blu volendo, perché ci sta bene insieme e sono davvero molto molto soddisfatta. Questo haul è quello che mi sta dando più soddisfazione, anche se devo cambiare alcune cose, ma sono sicura di quello che ho preso e non ho neanche un minimo dubbio che questi pezzi siano tutti dello stile che voglio indossare questa primavera. Con questo concludo il mio video, spero davvero di avervi dato qualche spunto utile per così da acquistare per la primavera, per rinnovare l'armadio e il vostro stile in generale. La primavera è un momento davvero entusiasmante per tutti, mi rendo conto, per cui spero che questo periodo vi porti un pochino di allegria perché ne abbiamo bisogno tutti quanti. Fatemi sapere qual è la vostra cosa preferita tra tutte quelle che vi ho fatto vedere in questo video. Io sono davvero innamorata di tutto quanto e molto soddisfatta, a differenza di tanti altri acquisti. E sono davvero felice di questi orecchini e sono già diventati i miei preferiti, per cui sono certa che li indosserò non stop. Per cui se siete anche voi alla ricerca di qualcosa di carino per questa primavera o per cambiare il vostro stile, andate sul sito di Ana Luisa
e dateci un'occhiata. Vi lascio anche il codice sconto qui sotto nella descrizione e sono certa che vi innamorerete di tutti i loro orecchini, collanine, braccialettini, così come mi sono innamorata anch'io. Detto questo, io concludo questo video, spero di avervi dato un po' di ispirazione per cambiare il vostro stile questa primavera, perché cambiare è sempre bello. E se vi è piaciuto, avete trovato utile qualcuno dei miei spunti, lasciatemi un like perché questo aiuterà il mio canale a crescere. Ovviamente dopo questo video seguirà un altro video in cui vi farò vedere un sacco di outfit per la primavera e vi darò un bel po' di spunti, per cui iscrivetevi al canale per non perdervi il video. Vi ringrazio di aver guardato questo video e vi mando come sempre un abbraccio gigantesco e mi raccomando, ci vediamo nel prossimo. Ciao!